Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi, come vi avevo già anticipato in un video precedente, vi mostro come ho realizzato questo elastico per capelli con l'uncinetto. È uno schema veramente facilissimo, adatto anche ai principianti e il risultato finale, secondo me, è pazzesco. È un'ottima idea regalo, ma anche un ottimo regalo per noi stessi. Infatti, questo qua in particolare lo sto adoperando io perché mi piace tantissimo. Prima di iniziare vi voglio dare solamente un piccolo suggerimento. Io ne andrò a realizzare un altro blu. Vi consiglio di scegliere un elastico che si abbini con il colore del filato che voi avete scelto, perché quando andate ad allargarlo l'elastico si vede e quando lo mettete nei capelli in questo modo, diciamo che l'elastico rimane praticamente coperto da tutti questi riccioli, però nel caso magari qualche punto dovesse vedersi, almeno il colore non dà nessun fastidio. Io come filato ho scelto questo qua, un filato molto sottile, che andrò a lavorare con l'uncinetto numero 3. Allora, iniziamo. Facciamo passare il filo all'interno dell'elastico, l'uncinetto è questo punto e facciamo subito una maglia bassissima per fermare il filo sull'elastico. A questo punto andiamo sotto l'elastico, prendiamo il filo e facciamo una maglia bassa. Questa procedura, cioè per realizzare maglie basse, dobbiamo farla per tutta la lunghezza del nostro elastico. All'inizio, appunto, ne fate un po' e poi ve le andate a sistemare in questo modo, stringendole tra di loro, altrimenti rimangono troppo distanziate. Quindi inserisco all'interno, tiro fuori il filo e faccio una maglia bassa. Inserisco all'interno, tiro fuori il filo e realizzo una maglia bassa. E così via per tutto l'elastico. Allora, io non vi ho precisato quante maglie basse sono andata a fare perché semplicemente non lo so nemmeno io perché non ha senso contarle. L'importante è che voi facciate un numero sufficiente per coprire tutto il vostro elastico. A questo punto cosa dovete fare? Fatta l'ultima, vi andate a inserire nella primissima maglia bassa che avete realizzato e fate una maglia bassissima per chiudere il giro. Ora cosa dobbiamo fare? Facciamo 3 catenelle. 1, 2 e 3 e poi 2 maglie alte nella stessa maglia bassa sottostante. In questo caso vedrete le 3 catenelle vanno a sostituire una maglia alta. Infatti, d'ora in poi cosa dobbiamo fare? D'ora in poi dobbiamo realizzare 3 maglie alte per ogni maglia bassa sottostante, quindi triplette, e dobbiamo fare così fino alla fine del nostro giro, quindi 3 maglie alte per ogni maglia bassa. Benissimo, dopo aver fatto tutto il giro, cosa dobbiamo fare? Andiamo nella terza catenella che avevamo fatto all'inizio, che andava a sostituire la prima maglia alta, inseriamo l'uncinetto, prendiamo il filo ed eseguiamo una maglia bassissima per chiudere il nostro giro. Questo è il primo giro. Volendo ci si può fermare qua, ma io vi consiglio comunque di proseguire perché diventa molto più bello. Quindi adesso cosa dobbiamo fare? Adesso facciamo 2 catenelle, una 2, e poi nella prima maglia andiamo a fare 2 maglie mezze alte. Quindi una e una, due. Poi, da quella successiva, iniziamo a fare 3 maglie mezze alte, perché
Per ogni punto alto sottostante noi dobbiamo fare 3 maglie alte, proprio come il lavoro diciamo di sotto, che nel primo punto una maglia veniva sostituita dalle catenelle, poi si prosegue in questo modo facendo 3 maglie alte per ogni maglia sottostante. Quindi 3, e in questo modo si creano tantissimi ricciolini e dobbiamo fare così fino alla fine del nostro lavoro. Benissimo, arrivati a questo punto, quindi dopo aver completato tutto il giro, guardate la bellezza di questo nastro per capelli, stupendo. E cosa devo fare? Non mi resta che chiudere, quindi come ho fatto prima nel primo giro, vado nella seconda catenella che avevo fatto di rialzo, estraggo il filo e faccio una semplicissima maglia bassa per chiudere perfettamente il giro. E guardate la bellezza di questo elastico. Ho tagliato il filo e questo è il risultato finale. Io lo trovo bellissimo anche da tenere al polso. Quando abbiamo i capelli sciolti da portare in giro, questo, guardate che bella figura fa. Poi ovviamente voi mi raccomando, scegliete i colori che più preferite. Volendo si può fare anche di più colori, quindi cambiare colore in base al giro, il primo quello attorno all'elastico di un colore, il secondo di un altro e il terzo di un altro ancora, e secondo me anche in quel caso l'effetto sarà bellissimo. A me piace tantissimo, questo schema è semplicissimo, ma il risultato è veramente molto molto bello. Io vi ringrazio per aver guardato questo video, spero di esservi stata utile e di avervi tenuto compagnia. Fatemi sapere se anche voi realizzerete questo tipo di elastico e se vi piace come idea per un regalino, per un pensierino. E noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video.